tutti ragazzi, benvenuti a questo video. Io sono Cicmelo, benvenuti e qui e questo. Bella intro, bella intro, è una bellissima intro. Siamo qui oggi, raga, come sempre con Ciguaro. Abbiamo i post-it, ma non è un tipo di episodio. Il tipo di episodio è già uscito quando voi vedete questo video. Quindi oggi, raga, siamo qui per farvi il pronostico della classifica di Serie A. Sì. Dopo il totale naturalmente lo facciamo quando alla 38esima giornata, quindi a giugno, luglio, vedremo. Forse anche agosto. Abbiamo pronosticato la nostra, secondo noi, come finirà la nostra classifica. E ogni giorno di questa settimana uscirà un video sempre con Sicuaro, di diverse categorie, sempre con i post-it riguardo il calcio. 5 like per un prossimo video. 5 like va bene? No, dai, stavolta facciamo 7, dai. Stavolta facciamo 5 7. Like, bro. No, dai, 7 like per un prossimo video. Mi raccomando, però metterò pure tu, così almeno siamo... no, io non lo metto. 5 like per... o 5 o 7? 7? 7 lo metti pure tu. Perfetto. E quindi possiamo iniziare? Sì. 20° posto. Io ho messo la Spezia. Io invece ho messo lo Spezia. Ma dai. Vedendo passo lo Spezia. Certo, per noi finisce così, però chissà, anche secondo me il Verona l'anno scorso poteva retrocedere, è arrivato undicesimo, non mi ricordo. Quindi, l'ottavo, nono. Dopo, quindi, non lo so, questo è il nostro pronostico. Facci il vostro pronostico qui sotto nei commenti. 19° posto. Crotone. Pure io. Crotone. 18° posto, secondo me qui abbiamo messo lo stesso e non è Benevento. Infatti è Genoa, secondo me. Quest'anno non se la caverà il Genoa. Genoa, se non fanno il biscotto come l'anno scorso. Genoa. Pure secondo me Genoa stanno, il Benevento si potrebbe salvare perché ha una squadra, ha molte possibilità come l'anno scorso il Lecce. Infatti hanno fatto, come abbiamo detto già, il biscotto Genoa, ovviamente hanno fatto una cosa incredibile, pazzesca, quindi secondo me, anche secondo te, il Genoa quest'anno non la farà, diciamo, farà difficoltà. Quindi 17° posto. 17° posto il Benevento. Benevento, facendo lo stesso ragionamento di prima. Sì. 16° posto. Bologna. Sampdoria. Stanno la Samp come l'anno scorso, farà difficoltà perché per me il Bologna farà difficoltà tanto. L'anno scorso il Bologna non è andato male, eh. Infatti è andata tipo 17. No. Quindi non era. Boh, non lo so, dopo. Tipo 13esimo. Infatti. Non è classifica. Quindi non lo so. La Sampdoria quest'anno farà molte difficoltà, ma si salverà. 15° posto. Udinese. Secondo me farò male l'Udinese quest'anno. Parma. Serio? Parma l'anno scorso è andata 12esima? Non lo so, però sì. Vabbè che c'ha, però non ha fatto acquisti. Chi? Il Parma? Non ha fatto acquisti, quindi non lo so. Questo è un pronostico, non possiamo sapere. Secondo me l'Udinese non farà... 14° posto. Io ci ho messo la Sampdoria. Proprio la Sampdoria. Io ci ho messo il Cagliari. Cioè, pure secondo me farà difficoltà la Sampdoria, ma non così tanto. Ci ho messo il Cagliari perché sì, l'anno scorso ha fatto bene pre-lockdown, ma dopo lockdown tutte niente. Tutte schifose partite. Quindi 14° posto il Cagliari. E l'Udinese. No, secondo me fa male. Io l'Udinese. 13° posto, no. L'Udinese, quindi non metà classifica, non è per niente male. Quindi Udinese 13° posto e 12° posto Torino. Torino è una buona posizione per Bologna. Per te Bologna va bene. 12° posto perché è una squadra che ha molte possibilità, perché ce n'ha molte possibilità per me di salvarsi, sì. No, può arrivare a metà classifica. L'anno scorso ce l'ha fatta e io ho fiducia nel Bologna. Ha ragazzi giovani, quindi... Non tanto.
Adesso sedicesimo. Tredicesimo posto Bologna. per il Bologna. Dodicesimo posto. Peccato che non ci leggo. Vero? No, undicesimo. Dodicesimo. No, l'undicesimo è Undicesimo Sampdoria. posto, scusate. Ok. Verona. Undicesimo posto. Verona. Verona. Ci ho messo il Verona perché nel post Torino. lockdown. Perché Verona nel post lockdown ha fatto Vabbè, un però po' non così dobbiamo. così. Lo so, però anche secondo me il Torino può È vero che ha riprendere. pareggiato contro l'Inter e ha vinto contro Juventus, ma. Ma quello era prima. Vabbè. No, quello dell'Inter era post-lockdown. Te lo ricordi bene, Sì, 2-2. Autogol di Di Marco. Di petto. Vai, E quindi decimo io ci ho messo posto. il Torino, anche secondo me il Torino può far bene quest'anno, come appunto al decimo posto ci ho messo la Fiorentina, che quest'anno può far bene Fiorentina. perché la Fiorentina, Io però farò bene, secondo anche come me. il discorso del Bologna, ha molti giovani, a parte Ribéry, però se Chiesa non andrà via, forse la Fiorentina a metà, piena metà classifica, la Fiorentina arriva. Tu invece, decimo posto? Parma. Parma. Decimo posto il Parma, minchia, così alto. Lo so. Ci dobbiamo mettere il Sassuolo, la Fiorentina. Il Parma E perché hai messo il deve. Parma? Secondo me il Parma non andrà così male. Perché non andrà così male, secondo me. Non. Ho fatto un pronostico. L'ho messo dodicesimo prima, ma adesso l'ho messo in. Ah, hai cambiato, ok. Sì. Poi, nono posto, aspetta, qua lo so che hai messo il Sassuolo. E tu ottavo hai messo la Fiorentina. Sì. Non ho posto io il Verona, perché Pure per me il come l'anno Verona scorso ha farà fatto bene, bene, anche quest'anno Verona. farà meglio, anzi No, più meglio, perché più meglio si dice. no, perché Il Verona il secondo Verona è arrivato ottavo, non me credo che farà andare via. farà. No, non è arrivato ottavo il Verona. Aspetta. Check. Ok, raga, check, brevemente è arrivato nono il Il Verona. Verona. Quindi non farà meglio, va. Resterà sulla stessa linea dell'anno scorso. Tu hai messo il Sassuolo? Sì. Perché? Perché farà peggio l'anno scorso? Cioè, peggio. Una posizione, però. Perché? Secondo me perché non è che ha fatto una brut un brutto post lockdown, ma. Non mi sei fatto tante Molto vittorie, bene, ha molto fatto molto bene. bene, ma non farà neanche tutto Vabbè, oh, questo. guarda, no, non è una brutta posizione, eh. E ottavo? Sì, to Fiorentina tu. E Io io il sì, Sassuolo. Fiorentina. E io il Sassuolo. Come l'anno scorso, Come l'anno ottavo. scorso. Quindi Io messo anche la il Sassuolo Fiorentina con Ciccio Caputo farà perché bene. secondo me la Fiorentina farà bene. Secondo me la Fiorentina farà bene. Sassuolo pure secondo me non andrà male quest'anno. Però non lo so, raga. È tutto da vedere perché il campionato sta per iniziare. Può essere che so, il E poi è Benevento lungo il batte. campionato, è Che lungo il è lungo. campionato. Poi il Benevento può essere che batte tutti e ria Poi primo, sicuro capito? che non finisce il campionato. Quindi, settimo, chi ce ne so? Settimo la Roma. Prima avevo messo la Lazio. Invece ho messo La Roma, la Roma. perché? Non farà un campionato brutto quest'anno. E neanche un campionato bello. Perché l'anno scorso ha fatto. Non dico un brutto post lockdown, ma. Non si dice neanche che ha fatto un bel post-lockdown, neanche un brutto lockdown, post-lockdown. Io invece ci ho messo il Napoli, che come l'anno scorso, raga, partite a bomba, partite proprio giù, perché proprio Infatti non perché c'ha poi ha comprato anche un. l'intensità. Sì, ha comprato Osimhen, ma se vende Milik, quindi Milik andrà a Roma. Sesto posto? Io ci ho messo la Lazio. C'è il Napoli sopra la Lazio. Il Napoli sopra la Lazio. Ok. Perché secondo me la Lazio non andrà bene perché c'ha Champions e c'ha tre competizioni. E ricordiamo che nel post-lockdown ha perso tante squadre. Milan 3-0 poi ha perso con la Juve. La finale l'ha fatto bene il film. Tipo nella 35esima, 36esima, 37esima, 38esima. Io ci ho Forse. messo la Roma, che con Milik, che tra poco arriverà. Arriverà.
che con Milik secondo me farà bene. Milik è proprio l'attaccante giusto per il Napoli. Bravo. Anche Dzeko lo era, solo che perdeva un po' di intensità. Invece Milik dà quell'intensità Perché giusta alla Dzeko Roma. non è tanto giovane, cioè è molto vecchio A rispetto a Milik Milik. de 3 anni. C'ha 25 o 26 anni Cazzo Milik. dici? Quindi 26 anni per Arkadiusz Milik. Eh sì. Quindi è pure secondo me, quindi è l'attaccante. Quindi tu dici che la Secondo me Roma. anche per la Roma è l'attaccante giusto per arrivare Ho in capito, ma settima. tu perché non sei settima? E me sesta? Sì. Per me sesta perché Milik farà bene. Quinto, Quinto? Napoli. Lazio. Il Napoli Lazio, non sì, farà. io faccio stesso ragionamento tuo, però non così peggio, cioè nel senso, ok che c'è la Champions, che è pur sempre dura, Coppa Italia che però comincia verso Sì, ma dicembre, c'è. gennaio, e appunto il campionato, però i giocatori giusti per arrivare quinto, ma anche zona Champions League, ce l'ha la Lazio, ce l'ha. Si è comprato Affaresse che secondo me è un ottimo esterno per Inzaghi, quindi farà bene, farà bene. Yeah. Per me Tu il perché Napoli Napoli? perché ho visto Osimhen carico negli allenamenti, ho visto pure delle parti del Napoli, gli amichevoli. Spero anche di che lo farà in campionato. Come ho Spero come farà. pronosticato, eh. Spero come farà contro l'Inter, sempre. No, no, grazie. Forse Quarto posto? Milan. quarto posto, Atalanta. Ah, pure io. Pure io Atalanta. Come quest'anno. Eh sì, perché come l'anno scorso. Stesso ragionamento della Lazio. Però siccome l'Atalanta ha giocatori molto più giovani, molto più tosti, in zona Champions League ci arriva. E poi ha comprato anche. Si è Per la terza rinforzato. volta Poi si è consecutiva pure rinforzato. si è Come rinforzato. Romero in difesa. Poi Romero. chi è? Poi chi c'era? Poi venderà pure il Papu. Secondo me. Non va via. Però vediamo. Non lo Vedremo. so. Quindi quarto posto l'Atalanta. Ok. Terzo posto? Milan. Milan. Milan perché abbiamo visto post lockdown, ragazzi, faceva veramente paura. Quest'anno ha anche l'Europa League, ma farà bene, farà bene. Milan quest'anno No, il Milan, terzo. però anche se c'ha tre competizioni, cioè Coppa Italia, anche se inizia a gennaio, però c'ha anche Europa League, Lo però so, però non è come la l'Europa Champions League non League, cioè uscirà ai gironi, secondo me uscirà ai gironi. Milan stanno andrà avanti con forza. Perché Milan è proprio sarà farà Un bel molto campionato molto, secondo sì. Secondo posto? me. Inter. Inter perché Inter sì. però si è rinforzata, ma non così tanto per vincere il campionato. Come l'anno scorso, come avevo già detto, però non su YouTube, però avevo già detto in generale che non so perché ha qualcosa in meno, non so cosa gli manca, però ha qualcosa in meno Sì, si è rinforzato, ma non così della tanto per vincere il Juventus. Non so campionato. cosa sia quel qualcosa in meno. Forse, non lo so, forse ha più stanchezza. Non lo so. Vedremo nel corso del campionato. Perché Può questo essere pure che ottobre. vince, ma non, Bronzo. secondo me Può no. essere. È primo La Juventus. Juventus. Juventus perché Da 9 anni che lo vince. con Pirlo col 3-5-2 a me piace come modulo. Niente, come modulo. Ho visto Inter, Atalanta. Ho visto anche un po' il Sassuolo, perché qualche volta ci ha giocato col 3-5-2, che è come modulo è fantastico, con due punte, che spero sia Ronaldo e Dzeko, Ronaldo Però Suarez, per oggi. E vediamo, comunque ci oggi sta gioca anche Inter. La Juve Dybala, gioca oggi, sì. no, No, gioca gioca domani allora. domani, Gioca che domani. però per loro sarebbe ieri, perché subito uscirà lunedì, oggi è sabato. Niente, Niente. quindi Ti possiamo questo video salutare. finisce Direi che qui, possiamo ci salutare. vediamo domani con un prossimo video, scoprirete una sorpresa. Mi raccomando, commentate, se non siete iscritti. A Iscrivetevi. prossimo aggiornamento, posso scrivermelo. Ciao! Ciao.